le nostre passeggiate nei 17 rioni delle contrade. Questa settimana ci troviamo davanti all'oratorio della contrada della Civetta con Jacopo Bruttini, contradaiolo, che ci porterà proprio all'interno del territorio della contrada. Partiamo proprio dall'oratorio. Sì, tanto buonasera, ciao Veronica, buonasera a tutti. Dunque, intanto per cominciare l'oratorio, diciamo il cuore della contrada, però il nostro oratorio non sempre è stato qui. Abbiamo avuto una storia un po' movimentata, diciamo. La prima chiesa della contrada è, come ci dice una documentazione storica, San Pietro in Banchi o San Pietro Buio. Poi con le soppressioni leopoldine l'edificio fu venduto e trasformato in abitazioni private. A quel punto, diciamo, la contrada si spostò in San Cristoforo, però lì, diciamo, i contradaioli si sono sempre sentiti un po' degli ospiti, e quindi agli inizi del Novecento ci fu la decisione di investire per comprare, diciamo, un ambiente di proprietà. E questo è l'oratorio. Questi ambienti sono stati comprati nel 1930, in origine era una falegnameria. Poi ci fu la guerra, fu consacrato nel 1945, e questo, diciamo, è il primo nucleo, ovvero l'oratorio. Dietro c'era la sacrestia e una piccola sala dove poter fare le assemblee. Questo è il primo nucleo della contrada. Da qui poi via via nel corso degli anni ci siamo ampliati. Avete fatto anche un lavoro archeologico? Abbiamo fatto anche un lavoro archeologico, l'ultimo lavoro data al 2016-2017, quindi molto recente, in cui c'è stato effettivamente un recupero, diciamo, importante. È stato riportato all'interno, è stato riportato alla luce il Palazzo Gurgeri, perché questa struttura si trova all'interno del Palazzo Gurgeri, sono stati fatti degli scavi archeologici e è stato ricuscito, diciamo, in un unico circuito tutte le costruzioni, tutti gli ambienti che avevamo comprato in quasi un secolo, sostanzialmente. Dal 1930 in avanti abbiamo sempre comprato delle parti e adesso abbiamo, diciamo, un complesso che si sviluppa da qui, gira tutto intorno al Castellare e ritorna, diciamo, da questa parte qui. Ecco, qua muovendoci proprio verso il Castellare abbiamo ovviamente anche altre parti della contrada, altri palazzi e zone della contrada storiche. Sì, assolutamente. Infatti vi dicevo, questo è il palazzo degli Ugurgeri con la torre degli Ugurgeri, torre di 12-13 secolo, fine 12, inizio 13 secolo. Sempre difficile datare le torri, e il palazzo degli Ugurgeri che poi gli viene costruito successivamente, e diciamo fa parte del nucleo del Castellare, che poi era il cuore della famiglia degli Ugurgeri, che sembra attestato nel 1212, quindi insomma uno spazio ricco di storia, che letteralmente trasuda storia e tramanda storia. Ecco, noi ci spostiamo proprio dentro il Castellare, certo, che è anche il cuore poi della contrada. Assolutamente. Siamo arrivati all'interno del Castellare, dove si trovano le parti più importanti, tra l'altro, della contrada, la stalla, museo, certo, uno degli ingressi del museo, e poi dove si trova anche quella che è stata anche l'antica società, che adesso avete trasformato, quindi ci racconterai anche questo. Sì, assolutamente. Diciamo, dietro questo barrino che adesso utilizziamo per passare le serate c'è la stalla, e tutto attorno ci sono le proprietà della contrada. La fontanina che si trova dentro il museo, e qui intorno ci sono tutti degli ambienti fogei che si uniscono come in un cerchio, e qui dove c'era la vecchia società adesso abbiamo fatto quella che chiamiamo la libreria di Cecco, praticamente uno spazio in cui, insomma, raccogliamo tutta una serie di documentazioni, libri, e su di sopra si trova la sede della compagnia di solidarietà. Ecco, quindi questo è uno spazio, diciamo, aperto alla contrada per poter usufruire. Sì, sì, questo è uno spazio, diciamo, aperto. Noi, diciamo, abbiamo investito molto sul museo, facciamo tantissime visite, diciamo, quindi questo è il percorso in cui si conclude, diciamo, l'ingresso è da via Ceccangiolieri, facciamo tutto il percorso del museo passando sottoterra, usciamo dalla Libri Cecco e ci troviamo poi nel Castellare. Quindi fa parte proprio del percorso? Fa parte del percorso museale, di quando svolgiamo le visite. E qua invece si trova poi anche un ingresso al museo? Sì, perché in origine il museo aveva come ingresso questo, poi appunto con gli ultimi lavori del 2016-2017 abbiamo fatto l'ingresso principale in via Ceccangiolieri, poi abbiamo scavato
in quell'angolo vicino alla stalla per fare un passaggio sotterraneo per unire i due blocchi. Quindi diciamo questo era l'ingresso principale prima dei lavori che abbiamo fatto ultimamente. Ecco, insieme a Via Cencangeleri questo è uno dei luoghi più vissuti anche dalla Contrada, certo. La Contrada Jori, e anche il luogo dove si allenano, no? Tamburini. Assolutamente, sì, in questo, oltretutto in questo periodo, anche se il nostro giro diciamo è già passato, i ragazzi si allenano un giorno per gli alfieri, un giorno per i tamburini. Sono ripresi anche gli elementi a prescindere, e abbiamo diviso anche per i tamburini un giorno per i bambini, un giorno per gli adulti, sempre per mantenere le distanze di sicurezza. Quindi quasi tutte le sere qui c'è movimento. Ecco, quindi questo sì, assolutamente è quello che viene considerato il cuore della contrada, diciamo l'ambiente più vissuto. Torniamo verso Via Cencangeleri, certo. Anche perché andiamo anche a vedere i nuovi locali della società che avete inaugurato pochi anni certo, fa. Certo. Siamo tornati in Via Cencangeleri, adesso ci troviamo davanti ai locali della nuova società che appunto avete restaurato circa 3 anni fa, insomma un bel lavoro e anche nuovi spazi importanti per la contrada. Sì, allora in origine questi spazi erano un garage, poi quando abbiamo rifatto i locali museali, a quel punto, visto che c'eravamo, abbiamo deciso anche di portare avanti dei lavori della società. Per noi molto importanti perché, essendo una contrada proprio nel centro, non abbiamo spazi verdi, quindi era di fondamentale importanza riuscire ad avere uno spazio dove poter stare, soprattutto nel periodo invernale in cui non si può stare fuori. Quindi diciamo è stata una bella boccata d'aria. E i lavori oltretutto sono stati fatti celermente, perché nel giro di 8-10 mesi siamo riusciti a fare diciamo l'ampliamento del museo e la società, quindi una scommessa direi abbastanza importante su cui nessuno avrebbe mai scommesso. Ecco, parlavo proprio degli spazi, no? In realtà ne parlavamo anche prima, la Contrada, la Civetta è un territorio più centrale, no? Certo. Possiamo dire, ovviamente gli spazi non sono tanti all'esterno, soprattutto gli spazi verdi ovviamente certo. Non li avete. Ecco, come cercate anche di gestire un po' questa situazione dove invece gli spazi all'aperto sono essenziali? Non è semplice perché comunque appunto noi spazi all'aperto, le scene le facciamo in Via Cencangeleri, tranne la scena della prova generale in Piazza Tolomei, quindi effettivamente il polmone verde ci manca molto, e quindi per fortuna abbiamo questi nuovi spazi che ci hanno dato un po' di respiro, però effettivamente diciamo soffriamo la mancanza di spazi verdi dove poter stare. Ecco. Quindi diciamo che però vivete proprio le strade del rione, perché sì. Anche in questo periodo cenerete, visto che a breve ripartiranno le scene in contrada, cenerete in Via Cencangeleri. Decisamente viviamo appieno le strade del rione, il Castellare, Cencangeleri sono molto vissuti. Ecco. E noi allora ci spostiamo verso Piazza Tolomei, che ovviamente, come appunto dicevi, un'altra dei punti più importanti della contrada, e anche il luogo dove si svolge la scena certo. Della prova generale. Siamo arrivati proprio nel centro anche della città, perché siamo praticamente nel corso in certo. Piazza Tolomei, e dicevamo appunto un'altra delle piazze o comunque delle zone del territorio più vissute, perché comunque qui si svolge anche la scena della prova generale e anche alcuni appuntamenti ed eventi durante l'anno. Sì, assolutamente. Qui diciamo lo consideriamo un po' il salotto buono della contrada, infatti qui svolgiamo la scena della prova generale, il concone, il tavolo col concone è lì, i tavoli in questa zona qui e lungo le ali del corso e poi altre cerimonie. Qui accogliamo la signoria il sabato del giro per una cerimonia all'interno della chiesa, e anche questo spazio effettivamente trasuda storia in un certo senso. Qui abbiamo la chiesa di San Cristoforo che è attestata dall'undicesimo secolo, il palazzo dei Tolomei di XIII secolo, qui dietro c'era il castellare dei Salvani, dietro ancora il castellare dei Rossi, quindi insomma un territorio denso di storia, che poi è la storia della città sostanzialmente. Ecco, voi diciamo prima non avete spazi verdi, però riuscire anche comunque a fare la scena della prova generale o anche delle serate, mi viene in mente sì, il Novello. Il Novello, no? Nel castello. In questa, insomma, in questo scenario è un po' unico. Diciamo è un valore aggiunto in un certo senso. Compensa un po' la difficoltà di organizzare le feste qui, perché
a differenza di chi ha degli spazi verdi e può montare tavolini o bar e lasciarli lì e smontarli con calma, noi invece dobbiamo montare e smontare tutto subito sul momento. Quindi diciamo il piacere di essere in questi spazi, diciamo, ripaga un po' le fatiche per poter organizzare delle attività in questa piazza. Con lo scenario, il bellissimo scenario di Piazza Tolomei, noi torniamo verso via Ceccangelieri, verso il Castellare, e ti ringraziamo per averci raccontato il rione della Contrada della Civetta. Grazie a voi.